Buonasera, buonasera, guardate, mentre Matteo Angeli sta ultimando le sue news settimanali in questo momento, che riceveremo appunto tutti quanti nelle prossime ore, ho un'altra notizia. E la notizia è questa, che molto probabilmente questa conferenza stampa che ritenevamo ci sarebbe stata concessa qui al Gemelli, sembrerebbe invece che non ce la si concede perché non ci sarebbero precedenti. Vedremo se potremo convincere a prestare questo servizio anche sanitario, perché ho una news da dare. Questa sera è venuto qui il sindaco di Roma, che conosco da decenni, il quale appena mi ha visto, siccome lui è medico, come sapete, mi ha fregato, tra virgolette, con affetto. Ma che stai facendo? Lo sciopero della sete? Perché lui ha visto le mie labbra, la mia bocca, e ne ha tratto subito una conclusione. Io non ho voluto in questo momento appunto anche comunicare che l'adesione mia all'iniziativa di Rita e di Irene, di 1.000 familiari per ottenere che venga deferito il rispetto dovuto alla CEDU, alla giurisdizione europea, ma dinanzi alle ultime notizie che ho avuto, ritengo che per salvaguardare anche, lo devo dire, il presidente, la massima autorità magistrale italiana, il Presidente della Repubblica, anche questo, per evitare una infamia che perseguiterebbe nella storia il nostro paese, come può avere perseguitato nella storia il paese tedesco in periodi malfamati che tutti ricordano ed evocano. Ebbene, a questo punto è accaduto che il sindaco ha telefonato, immagino è andato, immediatamente dal Presidente della Repubblica e gli ha detto: guarda che Marco sta facendo questa cosa, l'aveva comunicato e me ne sono accorto io perché l'ho visto in condizioni patenti, non so se al terzo o quarto giorno. Ma comunque ho ritenuto di dirtelo. A questo punto ho cercato, quando ho saputo che il sindaco aveva intenzione di fare questo che poi ha fatto, ho cercato il presidente, l'ho ringraziato enormemente e gli ho detto quello che penso e che oggi la prudenza, la virtù della prudenza. Io quello che altre volte ho detto che vorrei che fosse promossa la virtù teologale, la virtù della prudenza, oggi ci chiede di non rassegnarci a vedere cadere sul nostro Stato, sul nostro territorio, su noi italiani, un'infamia che gli verrebbe l'appendice dell'infamia tedesca degli anni 30 e degli anni 40. Quindi non so se domani mattina io sarò in condizione di fare questa conferenza stampa da qui, come vi ho detto, oddio santo, dall'ospedale. Gemelli. Dal Gemelli, ecco, no, per
pare che ho una stanza che ha già occupato Giovanni Paolo II, ma pare i gemelli, anche da qui non posso pare farla, e allora l'unica cosa che posso dire la farò qui o altrove. E quindi per la stampa, televisioni ed altro, probabilmente dovranno preparare delle troupe per le 10 di domani mattina, avevamo detto 10:30, ma adesso è per le 10 di domani mattina, le troupe prepararle, perché sicuramente se non le facciamo qui dal Gemelli, le faremo da un altro luogo. Non so se l'associazione della stampa, al partito, alla radio. E quindi questa è la notizia, lo scoop che appunto intendevo darvi, è davvero uno scoop. Con un grande grazie davvero a Giorgio Napolitano, perché questa è la sua risposta, beh, diciamolo pure, è la risposta che io ritengo vile e infamante, se non infame, del nostro Parlamento partitocratico, con un apporto importante anche di coloro che si erano presentati e avevano avuto molti voti in nome dei diritti umani e dei diritti civili, dello Stato di diritto, e quindi questo è quanto. Mi pare che potete rilanciare questa notizia e in qualche misura domani ci auguriamo che il sistema informativo nel nostro paese, che ha avuto un sussulto questa mattina con la stampa scritta, riesca a averla domani anche, non solo con la stampa scritta, ma anche con i media audiovisivi. Tutto qua. Sono sommerso davvero da, perché il mio numero di telefono ce l'hanno tutti, sono sommerso da sms di solidarietà, di amore, di incoraggiamento. Li ringrazio tutti da Radio Radicale, e come sentite la voce non è delle migliori, ma forza, forza Italia, forza ideali, forza Vaticano, perché l'ho già detto, se avessi potuto scegliere, come avevo proposto 20 anni fa, che in Italia potessimo aggiungere alla cittadinanza italiana anche la cittadinanza vaticana per quelle regioni che per secoli, se non millennio, era stata anche Stato Vaticano, io oggi dovrei proprio dire che per aiutare il nostro Presidente, il nostro Presidente della Repubblica, con questa sua posizione, devo dire, ci rifletto, splendida, splende nella realtà del nostro territorio, ebbene che anche Papa Bergoglio, che lo può anche lui ricordarsi, che un suo predecessore comprese che se l'amnistia e la riforma della giustizia non venisse strappata subito, non ci sarebbe mai stata. Ed è pensando a lui che prese quella posizione dinanzi al Parlamento, oggi che io penso che probabilmente Papa Bergoglio può anche lui ricordare in modo, come sta facendo da tempo, adeguato, devo dire, Giovanni Paolo II, la sua memoria splendida anch'essa. Tutto qui.
ma questo è possibile, che ringrazi. Se non c'era Radio Radicale, come questi cercano di fartela fuori ormai da decenni, voglio ringraziare Pannella, non sapeva nessuno. Quindi grazie a noi, alla nostra storia, che è la storia di Radio Radicale, è la storia che a livello di quei 13 parlamentari che rifiutarono nel 1932, mi pare, di giurare fedeltà al fascismo e anche al re in quel momento, beh, Radio Radicale e Radio Londra davvero o molto più di questo. Grazie, un abbraccione, ciao e a tutte e tutti. Domani prepariamoci a mobilitarci, perché sapremo, è un problema per le redazioni, sapremo solo nel corso della notte o all'inizio della mattina di poter dire dove c'è la conferenza stampa, la mia conferenza stampa, e quindi le troupe televisive, radiofoniche e via dicendo devono trovarsi anche in condizioni all'ultimo momento di essere dirottati da qui, dal Gemelli, dirottati in un'altra sede romana. Un bacione a tutti e grazie al sindaco che mi ha scoperto stasera. Ciao Ignazio Marino, ciao.